È stata votata all'unanimità in Consiglio regionale la mozione presentata da Andrea Biancani e da tutto il gruppo del Partito Democratico assieme a Rinasci Marche, che riguarda la carenza di medici ed infermieri nel territorio regionale. A parlarcene è il consigliere Biancani. In Consiglio regionale ho presentato una mozione dove volevo evidenziare la carenza di medici e di infermiere all'interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Questa carenza devo dire che ormai avviene da lontano, dove si era fatta la scelta di limitare l'accesso ai corsi universitari sia per diventare medico ma anche per diventare infermiere. Oggi ormai dopo anni di questa limitazione, dal mio punto di vista occorre, come dire, modificare questo blocco e implementare, dare più possibilità, cioè aprire a più persone la possibilità di diventare medico o di diventare infermiere. Dall'altra parte, nella stessa mozione, ho voluto evidenziare quello che viene definito l'imbuto formativo, un'altra criticità, cioè una volta che un medico si laurea, poi ha bisogno di diventare con un corso di specializzazione, ad esempio per diventare radiologo, per diventare oncologo e così via, e anche qui i corsi di formazione sono un numero ridotto rispetto alla quantità di medici che si sono laureati. Dall'altra parte, a questo bisogna sommare il fatto che nel corso degli anni si è ridotta la quantità di personale che veniva assunto, soprattutto dalle strutture pubbliche, sia di medici sia di infermieri. Oggi il nostro paese si ritrova con una carenza, quindi, di medici e di infermieri che possono essere assunti. Dal mio punto di vista occorre quindi mettere più risorse per dare la possibilità alle strutture, soprattutto pubbliche, di poter, come dire, assumere sia medici che infermieri, ma dall'altra parte occorre fare in modo che ci sia una quantità di medici e di infermieri che possono fare un percorso formativo appunto per arrivare a questa specializzazione che gli consente poi di andare a lavorare e di dare i servizi in tutte le varie strutture sanitarie, sia pubbliche che private.